capre rappresentano un metodo più sostenibile anche sul piano economico e più ecologico. Permettono infatti di tenere in ordine gli spazi verdi, divorando erbacei, cespugli secchi e sterpaglie, evitando che questi diano origine per qualche scintilla più o meno fortuita a incendi distruttivi. Tutto ciò senza impegno di chimica potenzialmente dannosa. Non a caso il vantaggio maggiore che deriva dalla loro collaborazione è per gli amministratori locali la riduzione del numero di incendi e infortuni sul lavoro del personale addetto alla gestione del verde, proprio perché le capre frequentano insernità pendii scoscesi e gole mantenendo un equilibrio invidiabile. E così sono sorte aziende specializzate che affittano le loro greggi alle agenzie locali di gestione del territorio, ma anche a scuole privati, per tenere pulito il territorio delle sterpaglie a rischio, tecnica che negli ultimi anni sta riscontrando un certo successo anche in Cile. L'energia rinnovabile è uno dei maggiori nodi su cui la società deve puntare per poter intraprendere una vera transizione verde. Basti pensare che l'elettricità prodotta con fonti rinnovabili ha permesso quasi il 78% delle emissioni di gas serra evitate nel 2022. Un limite di questo sistema, tuttavia, risiede nella scarsa efficienza di alcune sue strutture, come ad esempio i pannelli fotovoltaici. Ma proprio in questo campo il futuro dell'energia sta aprendo un nuovo capitolo, affascinante ed ecologico, e questa volta l'ispirazione è arrivata direttamente dalla natura. Alcuni scienziati londinesi, infatti, stanno guidando l'innovazione nel settore dei pannelli fotovoltaici, sviluppando tecnologie che si ispirano alle delle piante per creare sistemi più efficienti in grado di produrre energia e addirittura acqua dolce. Mentre questa ricerca promettente sta cominciando ad attirare l'attenzione, ci sono aziende che hanno già aperto la strada a un futuro più luminoso e sostenibile per le energie rinnovabili. Nel 2017 il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha annunciato Neom, un progetto utopistico e apparentemente folle, di una megalopoli nel deserto da $1 trilione, che dovrà rappresentare, secondo il piano, un elemento consistente della strategia araba di riduzione della dipendenza nazionale dell'economia petrolifera. Dovrebbe vedere la luce nel 2025, quando arriverà a coprire un'area totale di 26.500 km² per un'estensione di 170 km lungo la costa del Mar Rosso nella provincia di Tabuk, a sud della Giordania. Il nome Neom deriva da due parole. La prima parte arriva dal prefisso greco per nuovo, mentre la M è un riferimento a Mustaqbal, parola araba che significa futuro. In questi anni il progetto ha iniziato a concretizzarsi, presentandosi come una metropoli avveniristica e sfavillante, qualcosa al limite della fantascienza, 100% artificiale, ma completamente sostenibile. La terra del futuro si legge sul sito istituzionale, che punta a solare ed eolico per produrre la propria energia e promette in modo piuttosto generico di fondarsi sui principi di sostenibilità, benessere e miglioramento umano. La fondazione MedSea in Italia, la Foundation de la Mer in Francia e la John Nurmisen Foundation in Finlandia si sono unite nel progetto comune di realizzare una grande cintura verde marina che unisce il Mar Baltico al Mar Mediterraneo. La natura e ancor di più il mare non hanno confini. Per proteggerli occorrono accordi validi a livello internazionale. Questo interessante progetto, nato la scorsa primavera, si pone l'obiettivo di ripristinare habitat costieri di piante come le fanerogame marine e creare una grande zona verde, una sorta di cintura per collegare il Mar Baltico al Mar Mediterraneo. Quando parliamo di fanerogame, intendiamo specie di piante marine che hanno semi. Le più conosciute sono la posidonia oceanica e la zostera marina, ma questo gruppo di piante è ben più numeroso. Le praterie sottomarine di fanerogame sono essenziali alla biodiversità.
Quando un ecosistema è sano, anche l'acqua è pulita e sana. I nutrienti sono abbondanti e a disposizione di ogni componente della catena trofica del mare.